La squadra di Ingegno Calcio, una squadra di calcio molto particolare. Abbiamo intervistato il suo referente che si chiama Gianfranco Bono. Il servizio è di Eugenio Bertone. Che campionato inizia oggi? Oggi inizia un campionato per ragazzi speciali, il campionato si chiama Ingegno Calcio. Questo campionato è rivolto a ragazzi con problematiche di vario genere, relazionali, psichiche, intellettive. Cerchiamo di dare uno spazio protetto ai ragazzi nel quale potersi confrontare sul campo lealmente e con la giusta carica di agonismo e con la competizione necessaria come in ogni campionato normale. Ecco, è un campionato speciale, ma con le regole normali. Quanto conta lo stare assieme e quanto l'agonismo? Beh, direi che l'agonismo è una componente che per noi è fondamentale perché si gioca per i 3 punti, non vuole essere un campionato diverso. Lo stare insieme è fondamentale, consegue, nel senso che incominciamo col giocare, poi ci si ritrova fuori, c'è il momento dell'allenamento, c'è il momento dell'uscita insieme, della pizzeria, della socializzazione vera e propria. Un modo per conoscerci è anche questo, partire dal campionato, dal giocare insieme. Il progetto Ingegno Calcio come nasce e perché nasce? Il progetto Ingegno Calcio nasce 10 anni fa su un'idea di alcuni educatori della circoscrizione 3, 4 e 5 ed è un progetto del Comune di Torino dove le circoscrizioni collaborano tutte quante per la buona riuscita. C'è del personale educativo che investe delle ore di tempo e di lavoro per poter portare avanti questa idea educativa. Con la collaborazione fondamentale della città di Torino, del comune, degli assessorati allo sport e alle politiche sociali. Da quest'anno il campionato è intitolato ad Alberto Nappi, uno dei fondatori di Ingegno Calcio. Sì, Alberto è più prima che un collega, un amico, è uno dei primi che ha creduto insieme a noi, insieme a Gerardo, insieme a Roberto, insieme a me, a questo campionato. 2 anni fa prematuramente purtroppo è mancato e per noi è un motivo di onore dedicargli il campionato proprio perché il ricordo rimanga sempre vivo nei ragazzi che lo hanno conosciuto, apprezzato e hanno giocato anche con lui. Quindi siamo sicuri che Alberto oggi sicuramente da lassù ci vede e ci segue con attenzione, con passione come sempre. Quando potremo vedervi giocare? Com'è strutturato il campionato? Allora, il campionato che inizia oggi è un campionato che tutti i lunedì fino al 30 di giugno vedrà i ragazzi impegnati su questi campi e nella palestra nella quale abbiamo fatto l'inaugurazione, tutti i lunedì in un orario appunto dalle 2 alle 4 con partite di andata e ritorno e con lo scopo poi di creare un momento di finali che si svolgerà alla Cupola de Panis qua nella circoscrizione 5 dove verrà stilata una classifica definitiva, verranno dati i premi ovviamente in base al risultato ottenuto durante il campionato.